insegnato. Queste tradizioni che questa sera riproponiamo in questa sintesi, possiamo dire, di fotografie che riguardano tutto ciò che ruota attorno alla festa di San Giuseppe. E cornice ideale non poteva non essere questo altare bellissimo, bellissimo non tanto perché esteticamente lo è anche, quanto piuttosto perché coloro che lo hanno realizzato ci hanno messo il cuore. Sono coloro che hanno fatto il pane mattina e pomeriggio presso le suore del piccolo rifugio, sono coloro che lo hanno poi questo pane disegnato e lo hanno realizzato, i giovani che poi insieme abbiamo messo tutti i simboli religiosi fatti di pane in ogni posto di quest'altare. Ecco, queste tradizioni, questo contesto ideale che è appunto dato dalla presenza dell'altare di San Giuseppe fa da cornice, dicevamo, a tutto quello che poi vediamo, quindi le varie fasi della festa di San Giuseppe. Si comincia, ed è quello che vediamo in quella zona, con la panificazione, si procede con gli altari di San Giuseppe, proprio lì dove c'è il sindaco sotto il crocifisso, i simboli, alcuni simboli specifici che riguardano proprio l'altare di San Giuseppe, per poi procedere verso quel tradizionale, classico rito che è l'ammito di San Giuseppe, un rito che nasce proprio per ricordare quella non accoglienza che tante famiglie, già anche quando Gesù è nato, ma anche quando sono ritornati dall'Egitto e cercavano una casa in cui essere ospitati, e dunque vediamo che proprio dopo le due bussate in cui si viene rifiutati, la terza bussata è quella che solitamente dà l'avvio all'ammito in se stesso, che è dato proprio dall'offerta, dalla preparazione prima e dall'offerta dopo ai tre santi che sono Giuseppe, Maria e Gesù, che seduti a un tavolo fanno degli assaggi di tante pietanze preparate da tante persone e che poi ulteriormente vengono offerti a tutti quanti i presenti, gli intervenuti. Tra questi presenti, i poveri. Nasce per questo motivo, nasce per contribuire in quel giorno di festa dedicata a San Giuseppe a dare da mangiare ai poveri. San Giuseppe, non dimentichiamoci mai che è patrono della provvidenza. E come non poteva non esserlo lui, che è stato reso oggetto di amore di colui che è provvidenza in assoluto, cioè, per poi alla fine procedere con la processione di San Giuseppe. Una cosa molto bella è quello di vedere tanti di voi, che siete sicuramente molti più avanti nell'età rispetto a me, che ho nemmeno 40 anni, però vedere già dei volti compiaciuti, perché nell'osservare queste fotografie avete potuto riconoscere volti di amici, soprattutto parenti, quei volti che in un certo senso siamo anche noi, perché nel volto di chi è avanti nell'età o non c'è più, c'è il nostro volto, perché ne abbiamo ricevuto anche geneticamente i tratti.